Buonasera, buonasera e benvenuti in un caldissimo palapregnolato per questo preliminare di playoff scudetto, gara di ritorno tra Engas Hockey Vercelli e Tierra Chimica Montebello. Engas che è chiamato alla mega vittoria davanti al pubblico di casa, che subito si è fatto sentire durante la presentazione riempiendo di coriandoli il palazzetto con una coreografia fantastica che purtroppo non siamo riusciti a fare in tempo a far vedere. Magari riusciamo a trovare uno spezzettone da mandare durante l'intervallo, vediamo se riusciamo. Mentre che puliscono la pista, andiamo un attimo a vedere le formazioni. Ovviamente tra i pali per i padroni di casa c'è Mattia Verona, a sostituirlo Ferruccio Paciullo col 30. Come giocatore in movimento abbiamo Walter Sisti col 5, Moiano col 6, col 7 Cosimo Mattugini, con l'8 il vice capitano Massimo Tataranni, col 17 Matteo Brusa, col 55 grande ritorno nel roster di Nicolas Osceda, 84 il grandissimo Matteo Zucchetti, che ha risollevato le sorti in una partita messa parecchio male in quella di Montebello, e infine il capitano col 96 Giorgio Maniero. Ovviamente a dirigere i ragazzi dalla panchina mister Sergio Punset, mentre Montebello arriva qua con in porta Lorenzato Federico col 28, sostituirlo Mardi Michael col 17, uomini in movimento Nicoletti Diego col 2, Farizza Juan col 6, col 7 Antonio Miguelez, col 76 Ghirardello, 33 Brendolin, col 5 Soares Paiva Nuno e col 12 Zordan Alex, per finire il 24 Alex Del Sale, allenatore Luca Chiarello. Sarà una partita di sicuro caldissimissima questa sera, con gli arbitri Franco Ferrari e Matteo Galoppi. Stasera si gioca anche l'altro preliminare tra Sarzana e Grosseto. Grosseto abbastanza tranquillo con la gara di andata vinta per 8-3. Qua invece la situazione è più tesa, l'andata ha vinto il Montebello davanti ai propri tifosi per 6-5, una buona vittoria che può mettere un po' di calma ma non deve far abbassare le difese alla squadra veneta, perché è lì, un gol di differenza è veramente pochissimo. Intanto iniziamo a guardare i quintetti base, Tataranni, Zucchetti, Maniero e Brusa, con ovviamente Verona tra i pali per l'Engas, mentre vediamo Farizza, Migueles, Nugno, Paiva e Nicoletti, ovviamente insieme a Lorenzato, per il Montebello di Luca Chiarello. Mentre stanno finendo le operazioni di pulizia della pista, che è stata invasa dai coriandoli, proprio invasa. Mentre stiamo vedendo un attimo un mini problema alla telecamera, cercheremo di risolvere la prima partenza della partita. Vediamo subito cosa potrebbe essere. Rieccoci, risolto in tempo record dalla magnifica regia di Mattia Magnezzo, dall'aiuto della telecamera di Tommaso Maffei. Questo problemino ogni tanto capita perché continua a cambiarci la telecamera e non possiamo farci nulla. Ogni volta è sempre capire il settaggio corretto e non è sempre facile riuscire a farlo durante il pregara. Mentre ci siamo, come sentite dal palapregnolato, che è subito il sesto uomo dell'Engas, con Farizza a impostare la prima azione per Miguelez, proprio Miguelez sulla fascia, controllato da Tataranni per il retroporta di Nugno, Farizza
Ancora Farizza, viene bloccato da Brusa che prova a partire, però prontissima la difesa del Montebello ad allontanare. Quindi Tataranni per Zucchetti. Zucchetti sulla fascia sinistra, la lenta, vede indietro Brusa. Quindi Brusa per Maniero. Formazione non offensivissima come giocatori, quella portata da Sergi Punzel con Zucchetti che prova con questo tiro da lontano, spizzato via da Migueles. Finisce bloccato nella rete di fondo campo. Quindi Tataranni. Subito Maniero, cerca di un uomo dentro, torna indietro da Zucchetti. Ancora Zucchetti prova in percussione, bloccato da Migueles, riesce a mantenere il possesso della sfera, all'angolino ancora Zucchetti, indietro per Brusa, subito ritmi alti, rischio di Brusa, quindi Maniero prova in velocità a passare la difesa, quindi dietro per Zucchetti, rischio con l'attacco di Migueles, Brusa, poi finisce il tempo, quindi palla al Montebello. Nugno, Nicoletti da ultimo uomo per Migueles, quindi Farisa per Migueles, poi sbagliano i due ma recupera lo stesso Farisa, braccato a vista da Maniero, torna dietro nella sua metà campo, poi prova a partire in velocità, Farisa si trova solo davanti a Verona, va via la palla, si allontana in qualche modo, rischio per la difesa vercellese, quindi Nugno dietro la porta di Verona, ancora Nugno, carica la cannonata, bloccata, può ripartire, recupera Nicoletti per Migueles carica da lontanissimo, si allunga Verona, allontana, recupera Brusa, può ripartire Lengas, Matteo Brusa per Zucchetti, ancora Zucchetti per Maniero, in Maniero va a puntare alla porta di Lorenzato, poi gira dietro, per Brusa, ancora Brusa, attaccato da Nugno, Paiva riesce a mantenere dietro la porta, indietro per Zucchetti, poco incisivi, poco cinici quando arrivano sotto, non vogliono rischiare, però c'è il rischio, quindi Zucchetti prova l'alza e schiaccia, Nugno recupera, ma subito Zucchetti a controllare insieme a Maniero, quindi Nugno carica la conclusione. Che brutta difesa, l'hanno lasciato proprio in un corridoio libero per andare alla conclusione. Recupera Zucchetti. Ma ha chiuso bene il vice capitano Tataranni lì. Sarebbe dovuto convergere un po' per aiutare. Poi Brusa la conclusione col tocco sotto porta. Appena lontano. Recupera Migueles per Farisa. Ancora Farisa, carica la conclusione. Bloccata da Maniero che può ripartire. Maniero prova a mettere dentro. Recupera Nugno. Quindi riparte Montebello con Migueles, Nicoletti tutto solo dall'altra parte, riesce a bloccare, poi c'è un tentativo di alza e schiaccia, manca di pochissimo l'incontro con la pallina, recupera Maniero, quindi velocità per Tataranni che rallenta un po', prova a passare Tataranni indietro per Maniero, ma Tataranni ancora bloccato da Farizza che può ripartire, braccato subito, quindi Nicoletti per Nugno, Farizza, ancora Nugno dietro la porta di Verona, prova a cercare spazio, poi torna indietro da Farisa, ancora Farisa, il tocco dentro che viene allontanato, forse più un petto che una steccata quella, recupera Maniero, Brusa poi si fa soffiare la pallina, Migueles con un controllo fantastico, prova la conclusione murata da Maniero, recupera di nuovo Brusa dopo l'errore, davanti per Maniero, Zucchetti carica la conclusione, alta, 4 minuti e già non un attimo di respiro, ancora 0-0, quindi Farisa per Migueles, si allunga troppo, poi prova una conclusione inventata dal nulla e finisce nel nulla, quindi Brusa per Zucchetti, Maniero, Brusa, ancora Maniero, avanti per Tataranni, prova la triangolazione verso Brusa, non riesce, viene bloccata, recupera Migueles, infine Chino Migueles carica la conclusione, poi sceglie di spicciolare dietro Nicoletti, chiude troppo, recupera poi Zucchetti su Migueles,
quindi Zucchetti e Brusa. Zucchetti e Brusa, le due torri, prova la conclusione di Zucchetti, ribaltata via da Lorenzato, recupera Brusa, indietro per Maniero. Tataranni, ancora Brusa, tanto chiede di far girare palla Sergio Punsello, vediamo con la coda dell'occhio che si sporge, chiede di far girare palla Brusa. Era Maniero, carica la conclusione pericolosa in mezzo a mille persone, sta per entrare un pallonetto pericolosissimo, poi va alto, va alto. Intanto ancora 0-0 in quel di Grosseto, tra Grosseto e Sarzana, per l'altro preliminare di playoff scudetto che si gioca questa sera. Quindi Zucchetti per Brusa, guarda il ritorno verso Zucchetti, si allontana Verona e manda in avanti per non perdere i secondi e perdere palla in una posizione poco favorevole. Nicoletti carica la conclusione, poi rimbalza su Nugno che non riesce a concludere subito, si perde un attimo, perde l'attimo vincente, quindi deve ripartire indietro da Migueles. Ancora Migueles per Farizza, poi Nugno Paiva, ancora Nugno in qualche modo prova ad allungarsi su Brusa, dietro per Migueles, dietro la porta di Verona, ancora Migueles, poi per Farizza, stesso palla prolungato nel Montebello con Nicoletti, prova la conclusione da lontanissimo ma riesce ad allontanare Tataranni per Maniero, di Maniero, Maniero prova ad andare via su Farizza che lo costringe ad allungarsi sulla sinistra. Tataranni, Maniero, mentre si è spostata completamente la porta di Lorenzato facendo interrompere l'azione. Mentre questa sera si giocano anche i play-out con Monza Correggio che stanno pareggiando 1-1 e Sandrigo Matera 0-0 attualmente ancora. Quindi Brusa per Tataranni, prova Tataranni a mettere dentro per Zucchetti, c'è braccio netto, l'arbitro dice che si può continuare, Farizza la conclusione spizzata, finisce lontana, la porta... Poi ancora Nugno, Farizza in qualche modo riesce a mettere... questo però l'ha visto, ah ok... L'ho visto sto battito. Ho avuto un attimo di paura che tasse contrario. Quindi Zucchetti viene bloccato, si ritrova Migueles da solo davanti a Verona, la mega parata di Verona! Ancora 0-0, ancora 0-0! Migueles di nuovo, Migueles da solo, si allontana troppo, allontana Verona. Brusa, Maniero, Maniero, Giorgio Maniero, prova dentro per Tataranni, non riesce. Recupera Nicoletti, allunga per Nugno. Nugno. Di Migueles. Per Farizza. Chiede di pensare ai propri compagni, mettere la testa, di mettere la testa in questa partita Farizza. Farizza finta la conclusione, poi ricopre, ma prende in pieno il casco di Verona che come una statua rimane lì. Poi Tataranni, finta il tiro, riesce a parare in qualche modo Lorenzato su quel pallonetto da terra, da soli Farizza, conclusione bloccata da Brusa. Ancora 17 minuti e 30 secondi a giocare, ma se si continua con questo ritmo muoiono tutti prima, io per primo probabilmente. Tanto viene recuperata la pallina finita dentro il cartellone di uno sponsor, voleva tenersela, voleva portarsi a casa la pallina lui. Quindi Migueles per Nuno, dietro verso Nicoletti, Farizza, Nicoletti ancora, poi il tiro lungo verso Nugno bloccato da Brusa che recupera, alza la testa Brusa, incita un po' di calma, un po' di controllo, mentre è arrivato il momento di Moiano al posto di Maniero, quindi Zucchetti per Tataranni, ancora Tataranni in possesso sfera su Farizza, ancora Tataranni prova in qualche modo a tenere possesso palla, ci riesce, quindi Moiano per Brusa. Brusa, Moiano, Moiano è carichissimo, entra dentro per Tataranni che viene bloccato e c'è il rigore, e c'è il rigore, c'è il rigore, c'è il rigore.
Farizza troppo irruento su Tataranni in area. C'è il rigore. Zucchetti si va a prendere la palla. Zucchetti si va a prendere la palla. Quindi sarà Zucchetti Lorenzato. Zucchetti Lorenzato. E c'è la parata di Lorenzato. Tiro centrale, ancora Zucchetti in possesso. Ancora Zucchetti prova a far passare, ma ancora Lorenzato non si muove. Recupera Migueles per Nicoletti. Troppo lunga. Va Moiano. Quindi Moiano si trova un po' di vie chiuse, riesce a passare per Zucchetti. Non... ha fatto risponare la palla, risponare solo a stacche di Zucchetti, perché era in mezzo alle stacche, non era possibile, dai. Quindi Brusa prova a mettere dentro per Tataranni. Ancora Tataranni si gira, poi viene bloccato Farizza. Ora Farizza attaccato a Zucchetti, recupera Zucchetti, ma c'è un fallo proprio di Zucchetti su Farizza. Mentre viene chiamato un time out, e ce n'è bisogno di un time outino. Che partitona! Siamo entrati adesso nel decimo minuto, ancora 0-0, ma tante occasioni, tanto ritmo. Una Ferrari delle partite di hockey questa sera. Mentre rimane invariata la situazione negli altri campi, guardiamo 1-1 tra Grosseto e Sarzana, 1-1 tra Monza e Correggio, e 0-0 tra Sandrigo e Matera. Mentre non vedo cambi tattici tra le due formazioni. Intanto sto vedendo che il portiere è pertegato dalla maglia che porta, mentre sul roster noi abbiamo Lorenzato, sul roster ufficiale non so cosa dire. Io mi atterrò al roster ufficiale. Se ti chiami pertegato, scusami se stai rivedendo la partita in un prossimo futuro. Quindi Farizza dietro la porta per Migueles, bloccato Verona, ancora Farizza si gira, prova la conclusione, bloccata da Moiano, scusate. Quindi Moiano attaccato da Migueles, subisce fallo. Brutto, inutile, stupido. Veramente un fallo inutile di Migueles questo. Mentre vediamo Moiano rimanere anche a terra, battute contro la balaustra, sono sempre pericolosissimi questi falli con le balaustre. Si rialza il negro Moiano. Direi che rimarrà in campo senza grossi problemi. Quindi Zucchetti, Moiano, punta Nicoletti, poi si allarga per Tataranni, marcato a vista da Farizza. Tataranni, poi Zucchetti prova, ma si trova la via bloccata. Nugno prova la conclusione, la rete di Nugno, e c'è il primo gol della serata del Montebello al decimo minuto. A 0, e adesso è tutta in salita per l'Engas, che ricordiamo dovrebbe vincere i due gol per accedere direttamente. Qui dentro Co-
Non ho capito dove era il problema, se un tocco di pattino. Proviamo a sentire regia. Abbiamo visto. Noi non ci è sembrato di vedere niente, anche dalla regia. Magari riesce a vedere un po' meglio. Non mi è sembrato di vedere nulla, però. Quindi Nuno, possibilità subito per il raddoppio per il Montebello. E c'è la rete, e c'è la rete di Nuno. Doppietta in pochissimi secondi con la rete e il rigore. Ma non avevo visto nulla sinceramente per questo rigore. Vedremo, questa è una brutta batosta per i padroni di casa, di sicuro una brutta batosta per i padroni di casa che dovranno rialzarsi. Mentre è stato chiamato un time out per ristabilire un po' le idee, che è stato preso un po' alla sprovvista il Vercelli in questa storia. Si era visto per ora, cioè, mantenere un po' le redini della partita, ritrovarsi subito sotto di due gol, mentre è entrato Mattugini nel prossimo di Tataranni. Subito il tocco per Brusa, quindi Moiano, ancora Moiano, prova la conclusione, la parata di Casco, la cascata potente di Lorenzato che allontana. Quindi Mattugini per Moiano, Moiano subito bloccato da Nicoletti, prova a girare dietro, trova Farizza sulla sua strada, ancora Moiano, Moiano gira in mezzo all'area, in mezzo mille stecche, in mezzo mille difensori, poi il tiro dentro di Brusa, recupera Mattugini per Zucchetti, ancora Zucchetti, l'84 in possesso sfera, prova ad andare via, poi il tocco indietro verso Brusa per Mattugini, Brusa. Moiano, ancora Moiano, bloccato da Farizza, 9 secondi per andare alla conclusione con questa cosa, poi Farizza, ora Farizza si trova davanti in Brusa, si trova bloccato da tutti i giocatori vercellesi e tornare indietro, quindi Nicoletti per Farizza, attaccato da Brusa, recupera il 17 vercellese, ancora Matteo Brusa in velocità, si viene bloccato da Migueles. L'arbitro fa segno di alzarsi, quindi Nicoletti per Nuno col tocco di pattino, non visto dall'arbitro, nettissimo. Recupera Zucchetti, prova la conclusione, spizzata verso l'alto da Lorenzato. Quindi Brusa per Moiano, ancora Moiano, Moiano in mezzo a mille tocchi dubbi per Migueles che riesce a concludere, ma Verona si allunga e blocca. Mattugini, la conclusione, spizzata in alto, l'estremo difensore, Nuno, sono saltati un po' tutti gli schemi, sembrano gli ultimi secondi, non la seconda metà del primo tempo, quindi Farizza, ancora Farizza, dietro la porta di Verona, prova Nicoletti, e c'è la rete di Nicoletti, la convalida l'arbitro. Mentre c'è il primo cambio nel file del Montebello, esce Nuno ed entra Brendolin. Moiano, ancora Moiano in possesso sfera, tra porta di Lorenzato, quindi Mattugini,
Provo scambio con Moiano, recupera Farizza, mentre sentiamo arrabbiarsi male Verona dalla propria area. Brendolin attaccato a Zucchetti, riesce a mantenere il possesso della sfera, ancora Brendolin, ancora la lotta tra i due. Non ho visto molte differenze da altri falli chiamati questa sera. Iniziamo bene, no, non devo dire queste cose. Lo so, scusate, però ogni tanto mi escono. Un ammonimento verbale a testa, non fa male a nessuno a quanto pare. Vedremo. Quindi Brendolin e Farizza. Forse, arbitro permettendo, riprenderemo il gioco. Quindi Farizza per Brendolin, recupera Nicoletti, Brendolin, ora Brendolin attaccato, è diventato molto fisico il match, Nicoletti scivola a Mattugini, deve tornare dietro a Farizza comunque, ora Farizza carica la conclusione, Brendolin sotto porta, la lancia altissima, recupera Brusa. Per Zucchetti, Moiano, trova tutto chiuso, ancora Moiano, prova con la Veronica, Cristiani dietro porta, prova di entrare dentro per Mattugini, recupera infine Brusa, dopo l'allontanamento della difesa da Montebello, Mattugini per Moiano da solo, viene bloccato male, recupera Nicoletti per Brendolin, la conclusione, la parata di Verona, poi Zucchetti attaccato con Farizza, recupera Moiano, può ripartire Vercelli con Moiano, Mattugini, Brusa, Mattugini prova, ma Michelez si infila dentro con la stecca in mezzo mentre stava tirando, quindi Zucchetti attaccato da Farizza, ancora Zucchetti prova ad andare via, carica la conclusione, la parata di Pertegato, recupera Michelez. Quindi Brendolin, ma subito Brusa, velocissimo. Ancora Brusa per Moiano, la rete di Moiano! Juan José Moiano! Al 14esimo! La sblocca per i nero giallo verdi! Juan José Moiano! Vercelli è vivo, non molla. Adesso Montebello, Nicoletti, prova ad andare via su Mattugini, ancora Nicoletti davanti a Verona, si allunga troppo, ma non tiene possesso la sfera. Attaccato da Brusa, molto cattivo il match. Nicoletti dietro per Farizza. Ancora Farizza per Michelez, dietro per Brendolin. Farizza. Mentre c'è stato un contrasto tra Michelez e Brusa, Brendolin, Farizza, ancora Farizza, bloccato da Brusa, tutto regolare, quindi Moiano fa salire tutta la squadra, per Mattugini, Moiano, per Zucchetti, ancora Zucchetti, il tunnel su Brendolin, poi viene bloccato da Nicoletti, ancora Nicoletti per Brendolin, prova la conclusione a lato, mentre c'è confusione in area, c'è tanta confusione in campo, quindi Zucchetti carica la conclusione alta, viene chiamato un time out, mentre Farizza spinge Moiano di frustrazione, e no, questo non puoi non dire niente, questo non puoi non dire niente, dai, per favore. Time out, attimo di riposo per tutti.
brutto gesto del genere che non viene sanzionato? Non lo so, e l'ha visto perché ha fatto chiaramente segno. Mentre ricordiamo Montebello in vantaggio per 3-1 con le reti Nuno e Nicoletti. Poi Moiano ha finalmente sbloccato i padroni di casa poco fa, mentre Grosseto sta vincendo 2-1 su Sarzana. Monza e Correggio sono sempre pari, però questa volta 2-2, e Sandrigo e Matera sono anche loro ancora pari, ma 1-1. Nuno, mentre è entrato Ghirardello che prova la conclusione, bloccata da Verona. Quindi Brusa attaccato da Nicoletti. Moiano in avanti per Tataranni. Ancora Tataranni per Moiano. Moiano attaccato da Nuno, ancora Moiano, riesce a mantenere possesso della sfera in qualche modo, poi spizza via, recupera Nicoletti, riparte Montebello con Nicoletti, a conclusione, fermo su Mattia Verona, quindi Brusa per Zucchetti, Zucchetti viene bloccato da Ghirardello, ancora Brusa, a conclusione, una mina, Tataranni, dietro per Zucchetti, ancora Zucchetti, a gara, conclusione! Appena lato, mentre c'è un mega contrasto qua sotto tra Nuno e Brusa, alla meglio Brusa. Moiano, Brusa per Zucchetti, Tataranni per Zucchetti, dietro per Brusa, prova a rallentare un po'. Brusa per Zucchetti, la conclusione spizzata, finisce alta fuori. Quindi Tataranni, mentre rientra Capitan Maniero. Moiano carica la conclusione di Moiano! 1-0 Moiano! Ancora lui! Ancora il Moiano! Si riavvicina Vercelli, riapre tutto! Mentre è rientrato Farizza. Nuno. Ancora Nuno, prova dietro per Brendolin, palla altissima. Arbitro indicano palla 3, a quanto pare. Ho visto proprio bel 3. Palla a Montebello con Ghirardello. Nuno dietro per Farizza, prova in velocità il capitano, dietro la porta di Verona, ancora Farizza, dietro per Ghirardelli, poi Brendolin, Farizza, ancora Farizza, carica la conclusione, completamente lato, recupera Moiano, in avanti per Brusa, se la allunga un po' troppo, recupera Tataranni, ancora Tataranni, dietro la porta, attaccato da Nuno, prova a cercare qualcuno, indietro per Brusa, carica la conclusione, murata da Ghirardello, quindi Nuno recupera. Nuno, ancora Nuno per Ghirardello, Farizza, Brendolin, il tocco dentro con la traversa di Ghirardello, scivola Brendolin, quindi Maniero per Moiano, Tataranni perde il momento per il tiro, Moiano, l'area,
Ero qua, stavo già gridando alla rete. Stavo già gridando alla rete, avevo già vista dentro. Mogliano mi fa questo effetto. Quindi prendo l'in. Prendo l'in. Ancora prendo l'in. Dal vantaggio. Per il tocco di Verona che c'era quel tocco. Ma dal vantaggio, quindi l'uno. Per Brendolin. Nuno. Si allunga lontanissimo Verona. Mossa di karate per allontanare sta pallina. In qualche modo rimane sulla stecca di Nuno. Ancora Nuno. Dietro per Ghirardello. Brendolin. La conclusione. Verona pronto. Recupera Mogliano. Mogliano. Ancora Mogliano, dentro per Tatarani, Tatarani riesce a parata in qualche modo Lorenzato, può ripartire Montebello con Brendolin. Brendolin, la conclusione su Maniero. Ancora Brendolin, 5 minuti e 55. Brendolin per Nuno. Brendolin, murato da Mogliano, ancora Montebello, Farizza. Brendolin si trova Mogliano davanti, recupera Tatarani, Tatarani Maniero, c'era, era vicino Maniero, la sento nell'aria, rete, mi viene a dirla, scusatemi, lo so che non è giusto, non è corretto. Ghirardello, la conclusione, parata a fronte di Verona, Brusa, avanti per Mogliano. Per Tatarani, ancora Mogliano, smanca l'impatto con la pallina. Che cosa si è mangiato qua Mogliano? Che cosa mi ha mangiato? Brendolin, ancora Brendolin. Col petto Verona. Scusate, Verona! Scusatemi. Non so veramente cosa dire di questa sequenza. Non so cosa dire. Verona che gattona, Tatarani che vola e Verona che poi vola per parare. Va bene. Lasciamo così che va bene. Ancora 4 minuti e 49 secondi di questo primo tempo. Non riesco neanche più a svitare il tappo dell'acqua per bere. Approfitto per cercare di capire un po' meglio se Lorenzato ha un pertegato il portiere, è molto bello, ma almeno da saperlo dire perché mi dà fastidio. Approfitto un attimo, visto che c'è un attimo di pausina. Allora, potrebbe essere effettivamente pertegato perché c'è il roster sul sito, però non c'è nel roster che ci hanno dato. Quindi io darei a questo punto per buono che sia un pertegato. Mi fido della maglietta, va? Questo è del sito. Tanto Zucchetti prova la conclusione a lato, a porta di pertegato. Recupera Ghirardello. Poi Mogliano per Tatarani, Tatarani per Mogliano! Avevo detto che era nell'aria la rete di Mogliano! Al 21esimo, 3-3, come se non fosse successo nulla dall'inizio della partita, ma è successo di tutto! E c'è Mogliano! E c'è Mogliano! Vediamo ancora il direttore di gara a parlare ancora con Farizza. Migueles per Farizza,
davanti per Nugno, arriva subito Zuccatti, ma ancora Nugno, la conclusione, bloccato in qualche modo, il casino, tutti giù per terra, poi c'è la mega trattenuta di Zuccatti, assolutamente fallissimo. Cos'era sta roba? Ha provato a battere subito veloce, ma Verona gli indica chiaramente, guarda che hai sbagliato lato. Ci hai provato, ma hai sbagliato lato, da battere di là. Quindi Ghirardello e Nugno. Scusate, Miguel, sì, Nugno, dietro per Ghirardello. Nugno. Per Farizza. Nugno. Ancora Paiva, il numero 5. Prova ad andare via su Maniero e da solo si ribalta. Quindi recupera Maniero. Tocco verso Tataranni, ma capisce tutto Ghirardello che può ripartire. Prova il tocco dentro verso Farizza che non ci arriva. Recupera infine Zuccatti. Quindi Zuccatti per Moiano. Moiano prova il tocco dentro, per Tegato allontana. Può ripartire con Paiva. Con questo tiro spizzato prende Tataranni. Controllo non felicissimo, c'è ancora lui la palla. Quindi Tataranni a conclusione a lato. Moiano. Tataranni. Poi c'è il mega blocco di Farizza che prende anche un colpo in testa. Però continua. Nugno, tutto da solo di lato. Viene subito Maniero ad allontanare a pericolo. Dietro per Ghirardello mentre si alzano i fischi. Ghirardello, 3 minuti da giocare. Ancora Ghirardello, dietro per Nuno. Nuno, finta il tiro, poi cerca di andare via su Moiano. Quasi dubbiosino questo, però ci sta a lasciare continuare. Nuno, indietro per Farizza. Con Maniero che scivola. Ci sarà un bel po' di lavoro di pulizia, mi sa, questo intervallo. Quindi Farizza, per Ghirardello. Chino. Prova il tocco dentro. Recupera in fondo Maniero. Quindi Maniero, per Moiano. Poi sbaglia Moiano, recupera Miguelez su Zuccatti, indietro per Farizza, attaccato a Moiano, lotta tra i numeri 6, ancora Farizza in possesso sfera, nonostante il mega attacco di Moiano, e qua c'è il palo, sì. C'è... Quindi Miguelez. Farizza, tutto indietro per Nuno, carica la conclusione, becca sulla chiappa Moiano e scivola, quindi Moiano in avanti per Tataranni bloccato da Ghirardello, rimane a terra Tataranni, mentre continua il Montebello, la conclusione alla parata di Verona, Moiano in avanti per Tataranni, che si è rialzato, ancora Tataranni, le mega veroniche, ma non va, Farizza. Ancora Farizza per Nuno, la Veronica di Nuno che scivola da solo, recupera Tataranni per Maniero, però se non mi chiami alcuni di questi non dovevi chiamare neanche quello di prima, ma vabbè, Moiano e viene bloccato da Ghirardello e qua c'è il blu, finalmente, dai, c'hai la mano in tasca, ormai non puoi toglierla, ecco. E c'è il blu per Ghirardello, assolutamente, gancione da dietro, non puoi non tirarlo fuori. Ghirardello out, power play de Vercelli, Tataranni a tirare il tiro a uno. Tataranni per Tegato. Mentre c'è un po'...
un attimo di delay con Maniero che stava provando la pista, stava cercando il grip giusto per le sue gomme, stava scaldando le rotelle. Tataranni, le mosse, il palo di Tataranni, ancora in avanti con Zucchetti, già due tiri diretti sprecati dal Vercelli questa sera, poi il tiro di Maniero verso Tataranni, Zucchetti, Maniero per Moiano, Moiano però capisce tutto, Miguelez ci mette la stecca, ancora Miguelez per andare via in velocità su Moiano, riesce a mantenere il possesso della sfera, Miguelez si trova davanti Maniero e Moiano, palla che sbisciola via, recuperata da Zucchetti, 45 secondi da giocare, 45 secondi per ognuna delle due squadre per cercare di andare a riposo in vantaggio, Zucchetti per Maniero, Moiano dentro per Tataranni, riparte Montebello con uno, la conclusione, completamente alato, ancora Nuno, 25 secondi, Nuno attaccato da Zucchetti, da Tataranni, ancora bloccato, arbitraggi un po' a fasi, a volte lasciano partire, lasciano andare, a volte no, non sai mai come chiameranno il prossimo contrasto. 19 secondi, Miguelez, Fariza, ancora Paiva, tutto indietro, cerca di far finire in tempo, 11 secondi, tocco in avanti di Miguelez che recupera Fariza, finirà così probabilmente, poi il tocco in avanti per Maniero, alza la testa, 2 secondi per andare al tiro, tira, la conclusione, a lato, finisce così, il primo tempo, 3-3, ma che infarti! Ricordiamo Nuno, Nicoletti e poi tripletta Moiano che riapre tutto. Adesso 10 minuti di riposo, ci rivediamo tra poco. Ciao ragazzi, cosa fate alla carrozzeria del Borgo? Volevamo venire a trovarti in un'altra occasione, però abbiamo bocciato la macchina. Cosa fate della macchina? È una macchina che ci serve per andare lontano. Tanto lontano? Sì, tanto lontano. Thank you.
Ed eccoci qua nell'intervallo con il Peo, designer ufficiale dell'HB Vercelli. Questa sera avrei da fare se continua così come copertina, una bella copertina. Ragazzi, se sapevo che era così stasera stavo a casa, davvero. Sono arrivato che dopo una giornata di lavoro in campagna devo dirti che mi sta partendo via il cuore. Era peggio che stare 6 giorni a lavorare col Badile. No, a parte tutti, una gran bella partita. Finalmente vediamo dell'hockey a Vercelli, che era un pezzo che non lo vedevamo più. Però fa veramente sudare. Speriamo bene, siamo sul 3-3, una partita che si è presentata da subito difficile contro, secondo me, una delle formazioni più in palla del campionato. Ci è toccata a noi, supereremo anche questa. Assolutamente, il Montebello non molla nulla, darà vita a un secondo tempo spettacolare come il primo, ma in caso ce lo regali un baldino speciale? Sì, in ogni caso, sia che passiamo sia che non passiamo, un disegno con un baldino speciale lo facciamo, magari in mutande se passiamo, che salta in piazza del Duomo, ve lo faccio senz'altro, ragazzi. No, è un secondo tempo che si preannuncia favoloso, spero in linea col primo, con 2 gol di scarto per noi, così almeno ne disegnerò un altro alla prossima partita, penso con i campioni, con i futuri probabilmente campioni d'Italia. Allora, ti lasciamo fare un po' di brainstorming per i prossimi baldini. Grazie mille, Peo. Ci vediamo poi dopo partita, che ci salutiamo tra di noi. Grazie ragazzi, grazie a voi, forza HV. E rieccoci per il secondo tempo di Engas Hockey Vercelli, TR Chimica Montebello, con un primo tempo al cardio palma, al cardio fiato. Ho fatto più palestra in questi 30 minuti che nel resto della mia vita probabilmente. Ma eccoci, 3-3. Ha iniziato subito col piede sull'acceleratore Montebello con Nuno e Nicoletti. Poi Moiano è entrato e ha deciso, no, qua non mi va bene, voglio segnare anch'io, voglio giocare anch'io, e ha fatto una bella tripletta, così, d'amblè. Quindi 3-3, come se nulla non fosse successo. Ricordiamo il risultato dell'andata, 6-5 a favore del Montebello, quindi per passare senza supplementari deve vincere di almeno 2 gol l'Engas, ma vedendo l'andazzo alla fine del primo tempo, se si continua così non dovrebbero esserci grossi problemi, ma lo sto tirando, lo so, per i ragazzi di Sergi Punsè. Ma ovviamente, essendo un commentatore, devo gufare.
e cordiali cuffati di Roberto Brusa stasera. Vediamo Moiano, Zucchetti, Tataranni, Brusa e ovviamente Verona a riprendere, mentre Migueles Fariza ancora Lorenzato barra Bertegato, lo scopriremo forse un giorno in porta, mentre è ancora fuori il quarto uomo per il power play nel blu, guadagnato poco prima della fine del primo tempo. Si aspetta ancora un piccolo intervento tecnico di asciugatura veloce della pista. Nel frattempo andiamo per dare un attimo un'occhiata a quello che succede sugli altri campi. 2-2 tra Grosseto e Sarzana, 2-2 tra Monza e Correggio e 3-1 tra Sandrigo e Matera. Mentre sembra forse finalmente essere a posto, che si può riprendere? Non ancora, un'altra asciugatura. Adesso avremo un hotspot di luce bello lì, che era tutto bello pulito e lindo, e falserà tutta la ripresa. Vediamo Verona qua sotto a caricare i propri ragazzi. E sembra che si possa riprendere. Sembra voler partire subito col piede, non sull'acceleratore, ma sfondare direttamente l'acceleratore dentro il vano motore al Vercelli. Zucchetti, Brusa, Zucchetti, Tataranni, Zucchetti, ancora Brusa per Moiano, Brusa, guarda la porta Moiano, Brusa, carica la conclusione per Tataranni che alza troppo. Deve sfruttare questo power play, importantissimo. Tanto il tocco lungo di Migueles recuperato da Zucchetti per Brusa. Zucchetti, Brusa, ancora Zucchetti, mentre è quasi pronto per rientrare Nicoletti. Entra adesso, sono finiti i due minuti, power play un po' sprecato, quindi Tataranni dentro per Brusa che di poco si allunga un po' troppo, chiama in causa il 28, quindi Migueles in avanti per Fariza. Nuno, ancora Paiva, prova la conclusione, si allunga tutto Verona controllando la palla che esce. Tanto Moiano per Zucchetti, Brusa, ancora Moiano, Zucchetti, Moiano carica la conclusione che viene spizzata altissima, è diventato veramente un missile terraria pronto a battere droni russi. Quindi Nicoletti, Migueles, trova davanti Brusa, quindi torna indietro da Fariza, poi il no look recuperato da Brusa, non senza difficoltà col pressing di Migueles, riesce a scaricare verso Tataranni su Nicoletti, la conclusione alta, spizzata via dal casco d'estremo difensore, tocco in avanti per Migueles, arriva fino alla Verona che batte pugnetto e allontana la palla. Quindi Brusa, Zucchetti, carica la conclusione alla lato. Poi Nicoletti passa per Fariza. Può ripartire con Fariza. Fariza. Ancora Fariza. Deve rallentare, andare dietro per Migueles. Tutto sul lato. Nuno. Ancora Nuno. Nicoletti. Per Migueles. Ancora Migueles, braccato da Moiano. Nuno non trova spazi in Montebello, però questa comunque è una situazione che favorisce i Veneti, quindi Nicoletti attaccato da Brusa,
Ora Nicoletti, il tocco dentro per l'uno che manca. E c'è un attimo di discrepanza tra quello che chiamano i due arbitri. Uno dà un fallo, l'altro dice che era tutto regolare. Quindi tutto regolare in ogni serata. Uno, la conclusione di Migueles che viene spizzata lontana, lontana. Nuno, attaccato da Moiano, ancora Nuno. Ancora Nuno. Sempre attaccato a Moiano, si fanno tutti la pista in un balletto i due. Poi scarica su Migueles. Migueles ancora dietro la porta di Verona, prova a cercare dietro per Nuno. Ancora Nuno, prova a portarsi via Moiano, ma Moiano resiste e recupera palla. E recupera palla Moiano. Quindi Moiano in avanti per Zucchetti, troppo lungo, scivola Tataranni. Quindi lotta tra Zucchetti e non so se riesce a vedere bene perché c'è tutta la rete di mezzo. Lotta tra Zucchetti e Nicoletti. Tanto a letto, quindi Farisa tocca dentro per Nicoletti, troppo lungo, recupera l'angolino Farisa, ancora Farisa per Nicoletti, quindi Brusa carica la conclusione, lato completamente, non c'era nessuno per cercare di indirizzarla in rete. Nuno, ora Nuno mentre viene messo terra a Brusa con una caduta un po' scenica. Non ho visto bene. L'arbitro però è sembrato sicuro della chiamata. Mentre Maniero chiede un po' di pulizia in zona. Mentre Zucchetti sembra riparare un pezzo di balaustra nel mentre, lì sotto di noi. Ha rotto la balaustra, mi sa, lo zoccoletto sotto di legno. Mancava questa. Questa serata tutto poteva accadere e sta accadendo. Andiamo di cercare di capire cosa sia successo, ma sembra proprio un pezzo da zoccoletto di legno a essere uscito via durante uno dei contrasti. Sembrano essere riusciti a riparare. Ancora in attesa di poter riprendere. Si può riprendere, 21 minuti e 10 secondi ancora da giocare. Zucchetti per Maniero. Brusa. Ancora Brusa per Maniero. Prova il tocco dentro, arriva da Tataranni prova lo scavetto, ma c'è pronto per Tegato. Quindi Brusa. Maniero. Ancora Tataranni. Ora Tataranni perde l'aggancio, recupera Farisa. Ora Farisa, il palo di Farisa. Graziato qua il Vercelli, graziato. Maniero. Tataranni, Brusa. Zucchetti, manca l'aggancio, due, Farisa parte da solo verso Verona. Ma riesce a recuperare Zucchetti. Mega rischio. Va bene. Il
Farisa, Nuno. Nuno. Ora Nuno dietro verso Nicoletti. Migueles. Nicoletti. Migueles. Ora Migueles attaccato a Zucchetti. Va a andare via, riesce in qualche modo ad arrivare fino a Nuno la pallina, che alza troppo, questa era la palla alta, eh? Era decisamente sopra la spalla. Brusa. Con la Brusa con Tataranni che gli piace rotolarsi per terra in questo momento. Maniero, poi si allunga troppo. Nuno, Nicoletti, troppo lunga. Ancora una volta ringraziato. Ringraziato sulla ripartenza il Vercelli. Nuno. Avanti verso Tataranni. Tataranni si trova a Farizza. Tataranni prova. Quindi Nicoletti. Nicoletti prova verso Migueles con un volo di Verona. Migueles ancora, nonostante Zucchetti a terra. Migueles prova ad andare via, poi allontana verso Nuno. Nuno dietro la porta di Verona, ancora Nuno con Verona che si allunga. Mentre vediamo un ammonimento verbale nei confronti di qualcuno della panchina vercellese. Mentre è ancora richiesta la pulizia della pista. Altro tempo fermo. Mentre vediamo negli altri campi il Matera che si riavvicina al Sant'Rigo segnando il proprio secondo gol, quindi 3-2 per il Sant'Rigo attualmente. Mentre negli altri campi rimane stabile la situazione, 2-2 tra Grosseto e Sarzana e 2-2 tra Monza e Correggio. Ancora tempo fermo, 18 minuti e 37, già sembrerebbero un'eternità questi minuti con il gioco, così diventano ancora più lunghi, è un inferno lunghissimo. Che dire in questi momenti, cosa si può dire? Si attende e basta. Sembra che si è prossimi a riprendere il gioco finalmente. Con solo 7 minutini giocati e a 20 minuti penso ormai andati dall'inizio del secondo tempo. Quindi Nuno. Ma ancora non va bene, ancora c'è qualcosa che non va bene. Possiamo lasciare queste magagne un po' a casa e giocare? Dai, vogliamo vedere l'hockey, questa partita vogliamo vedere. Assolutamente. Cosa c'è ancora? Qual è il problema? Al parastinco brutto. Ancora. E basta, dai. Se scivola troppo non pararle, se il problema è quello. Mi sembra che per ora l'hai parata nel secondo tempo, quindi non è che scivoli così tanto. Dai. Cosa sto vedendo?
No. Ci siamo? Forse? Vi prego? Lo sapete, non mi dovete lasciare nei tempi morti. Io non so cosa dire nei tempi morti. Cioè, una volta che ho ripetuto che ha segnato, una volta che ho detto i risultati di altre partite, cos'altro ho da dire? La curva sembra che abbia finito le parole e siano iniziati i fischi e basta, invece. Come dare torto? Mentre Tatarani sembra che abbia trovato posto all'interno della squadra per l'anno prossimo come pulitore ufficiale, insieme a Bruno Paciullo, meccanico e pulitore di piste. Se sente questa telecronaca mi viene a prendere, mi ammazza Bruno. Si può riprendere, si può riprendere, siamo seri, finalmente, era ora, è suonato il fischietto! Quindi Migueles, per Nuno, dietro la porta di Verona, ancora Nuno, prova ad andare verso Migueles, recupera Nicoletti, ancora Nicoletti, per Migueles, Fariza! Fariza, prova a infilarsi, lascia per Nicoletti, c'è il tocco di pattino visto dall'arbitro. Quindi Brusa, prova il tocco verso Fariza, sbaglia! Poi c'è prova di alza e scaccia altissimo di Migueles. Palla Lengas con Maniero. Brusa. Maniero. Mentre riscivola a terra Brusa, prova la traversa di Zucchetti. Vicinissimo 4-3 Zucchetti. Scusate. Non ho ben capito. Tra l'altro Polizia credo che abbia tirato una dentata alla Suarez su Chiellini. Che è successo su questa pista stasera? Quindi di nuovo fermi. Ancora 18 minuti da giocare, ma potrebbero essere i minuti di Schrödinger. Sono 18 come sono 30, come potrebbero essere 1 ora e 20, come potrebbero essere... Finiamola qua perché si scivola troppo, ma speriamo di no, dai. Era una bella partita finora, fino a tutti questi stop. Tatarani per Maniero, Zucchetti, Brusa, Maniero per Zucchetti, prova la conclusione, la parata di Partegato, Zucchetti riesce a recuperare, mezzo due, indietro per Maniero, prova verso Tatarani, troppo lungo, Nicoletti per Fariza, recupera Brusa, per Zucchetti. Che prova, saltando tutta la difesa in qualche modo da un errore. Poi c'è il tocco di Nicoletti mentre caricava il tiro e muore Fariza da solo. E va bene. Altro tempo morto con un tifoso del Montebello che penso si sia sentito abbastanza dentro il microfono a giudicare dal volume di voce. Mentre qualche tifoso del Vercelli ha deciso che era il caso di esibire la propria pancia da birra in maniera molto entusiasta. E mi sembra giusto. Insomma,
panza da birra si paga ed è giusto mostrarla quando è il momento giusto. E mentre altro bel tempo morto, infinita. Sa, va, Tommaso, nostro operatore video, cosa mi dici di questa partita? Che adesso non va più avanti. Allora, diciamo che comunque è la partita molto molto bella. Non si sta capendo il motivo del perché nel primo tempo si scivolasse, ma in maniera comunque normale. Nel secondo tempo non si sa cosa è successo, adesso tutti scivolano. Proprio nell'area in cui stava prima Verona, però... Ed è un attimo da capire sta situazione, perché è veramente un'incognita incredibile e sta facendo perdere un po' lo spettacolo, più che altro sta facendo attendere, perché poi comunque lo spettacolo lo vedremo. Però diciamo sì, che pure la dirigenza si è messa all'opera, quindi davvero è un attimo da capire il tutto. Sì, è veramente dubbiosa, perché insomma abbiamo già fatto un tempo intero senza problemi, senza grossi problemi di lì, e adesso così di punto in bianco... Si scivola tantissimo. Ha sudato troppo Verona durante il primo tempo, mi sa. Beh sì, a questo punto potrebbe essere colpa di Verona direttamente, anche se comunque sembra essere solo arrivato al secondo tempo. Abbiamo visto comunque i giocatori del Montebello lamentarsi tantissimo di questa situazione, però comunque anche i giocatori del Vercelli ci sono scivolati sopra, quindi diciamo... che non saprei cosa possa essere, perché stanno pulendo comunque, come possiamo vedere dalle immagini, praticamente da 2-3 minuti ormai, contando anche gli altri minuti andati, saremmo arrivati quasi alla decina di minuti. Quindi diciamo è un attimo da capire. I tifosi in questo momento stanno anche cercando di riorganizzare e aspettano qualsiasi momento per ricominciare lo spettacolo. E niente, che bisogna dire? Noi non vediamo l'ora che ricominci. Assolutamente. È di sicuro una situazione un attimo da risolvere, perché sta diventando pericoloso ultimamente. Non so, secondo me hanno perso temperatura le rotelle con tutti questi tempi morti. Non hanno più le gomme in temperatura. Beh, dato che comunque oggi c'è stata la sprint race di Formula 1, più o meno torna tutto. Probabilmente la mescola non è stata scelta bene, a parte comunque gli scherzi. Diciamo che... potrebbe essere la temperatura, non lo so, tutto può essere, in questo momento possiamo solo ipotizzare, perché comunque non possiamo metterci lì ad entrare in pista e capire anche noi quello che sta succedendo. O magari un problema di graining, non lo so, hanno tirato su troppi pezzettini di rotella e quindi adesso non tiene bene. Direttamente il porpoising, saltano sopra la pista direttamente. Ah ok, direttamente porpoising. Vediamo se sono riusciti a risolvere un po' il problema ripulendo la pista, forse... Sta diventando quasi un po' imbarazzante la situazione. Pensa, alla fine penso che la maggior parte della dirigenza ha pulito, Tataranni ha pulito, Verona in mezzo tra il primo e il secondo tempo, l'altra area ha pulito, quindi veramente ormai mancano solo i giocatori del Montebello. Quindi ricordatevi, se avete bisogno di pulizie nel vostro palazzo, HV Impresa Pulizie, subito, pronti, come vedete, professionali e veloci, soprattutto con lo Scottex e gli spazzoloni. Mentre sta iniziando a diventare anche un po' nervosa la situazione all'interno del palapregnolato, mentre il tempo passa, credo che siamo ormai vicini ai 25 minuti fermi in questo secondo tempo. E si attende. C'è stata anche una leggera discussione tra il capitano del Montebello Risa e un tifoso del Vercelli, che direttamente a dire guarda che non si scivola, e a Risa a dire guarda che io qua comunque non sono stabile, quindi non saprei che dire, cioè diciamo un attimo... una sorta di imbarazzo generale, e si sta cercando di capire effettivamente come risolvere la situazione nel miglior modo possibile e la più velocemente possibile, mentre Magnero sta facendo un giro tra il pubblico anche per cercare di tenere magari tranquilla la situazione. Mentre Pertegato era uscito probabilmente a farsi una birra nell'attesa,
ha ripreso adesso la sua posizione. Lo capisco, anche io mi farei una birra in questo momento. È attesa, poteva andare a prenderla da qualche parte, no? Mentre forse, lo dico molto piano, quasi sussurrando, si può riprendere. Forse si può riprendere. Dov'è che eravamo rimasti? Ah sì, 3-3, ancora 17 minuti e 22 secondi, mi ero un attimo perso. Mi fate un recap veloce che mi sono dimenticato nel mentre. A meglio l'1, quindi Farisa. Per l'1. Alza la testa, ricerca in Migueles. Poi carica la conclusione, allontanata Verona, Zucchetti. Zucchetti contro Farisa. Ancora Zucchetti, il palo ancora di Zucchetti! Quindi Nicoletti, Nuno, Farisa. Farisa dietro la porta di Verona. Ancora Farisa dentro per Nicoletti, vicinissimo, ribatte ancora. Recupera Maniero. Maniero per Brusa. Brusa. Ancora Brusa, attaccato da Nicoletti e da Migueles, in avanti per Tataranni. Alza la testa Tataranni, la conclusione, murata da Nuno. Poi c'è il blocco di Nicoletti su Tataranni, Nuno riparte, Nuno, la parata di Verona. Maniero, 3 contro 2, Zucchetti a Veronica, si viene portato via. Recupera Farisa. Per Migueles, ma Zucchetti più veloce. Rende possesso alla sfera, alza la testa, riparte testa bassa. Prova il tocco dentro, la parata di Bertegato. Poi Maniero. Ancora Maniero. Fa tutta la pista. Dietro la porta di Bertegato. Dietro verso Brusa. Tataranni per Zucchetti. Carica la conclusione, la parata di Bertegato. Non riesce a agganciare Farisa. Quindi ancora Engas. Con Maniero. La conclusione con Tataranni che tocca sotto, vicinissimo. Ma Bertegato c'era. Riparte Montebello con Nuno. Per Farisa. Farisa carica la conclusione, la parata, la cascata. La mega blocco di Verona. Tataranni, parata anche qua di Bertegato sul casco. Nicoletti per Nuno. La parata ancora di casco. E basta, cosa state giocando? Chi colpisce più volte in testa il portiere avversario? Tataranni. Ancora Tataranni, fa lo scavetto sulla porta, recupera Farisa, fa la regola del vantaggio, per Nuno, mentre è pronto ad entrare Moiano, potrebbe essere una carta importantissima il nero Moiano, per rialzare l'assetto offensivo vercellese. Nuno, Farisa, in avanti per Migueles. 14 minuti e 45, ancora Migueles, dietro la porta di Verona. Tataranni blocca, poi Verona allontana. Tataranni. Per Zucchetti. Mentre vediamo Moiano impaziente, vuole entrare Moiano. Maniero, Brusa, Zucchetti. Pressing altissimo del Montebello, Brusa. Va bene, ok, convinto te. Nuno per Farisa, avanti per Nicoletti, Migueles, Farisa, ancora Farisa, si allunga troppo, mentre parte We Will Rock You, ma molto accelerata adesso, quindi Maniero. Maniero dentro per Tataranni! E c'è la rete di Massimo Tataranni! Finalmente! Maniero urla come un dannato! Al 12esimo! Tataranni! E adesso si è pari! E viene chiamato time out. Però qua ci vuole un attimo di tempo morto, dai.
È meritato. E De Ming ancora è chiamato in campo a dirigenza a controllare lo stato della pista, ancora una volta dai direttori di gara. Cioè, dai, diamo un'occhiata a cosa succede altrove. È finita nel frattempo Sandrigo Matera, qua manca ancora metà secondo tempo. Ha vinto Sandrigo per 3-2, mentre 3-3 tra Monza e Correggio, mentre Sarzana è passato in vantaggio per 3-2 sul Grosseto. Mentre vediamo Maniero dalla panchina incoraggiare i propri tifosi. Quindi Nicoletti per Farisa, il palo di Farisa vicinissimo a rimettere tutto in discussione. Mogliano Verbrusa, Zucchetti dentro, si va a insaccare metà campo, viene regalata a caso palla al Montebello. Nicoletti davanti a Verona! C'è Verona! Nicoletti per l'uno, prova alza e schiaccia. Migueles recupera. Ancora Migueles per Nuno, prova in percussione, murato da Brusa. Zucchetti allontana per Tataranni, il 2 contro 2, Tataranni, Brusa, prova a scontrare verso Brusa. Recupera Migueles in avanti per Nuno, da solo davanti a Verona. Ancora Nuno, ma Verona c'è, tutto regolare per l'arbitro. Brusa, Zucchetti, Brusa. C'è quasi mal di pancia, forza di gridare. Di Brusa, carica la conclusione. Ho visto malissimo la parata di Nicoletti dietro la porta di Pertegato, in avanti verso l'uno, recupera Zucchetti per Brusa. Mogliano, Brusa verso Zucchetti con un look pericoloso, recupera Farisa, ancora Farisa verso Migueles dietro la porta di Verona, ancora Migueles, alza la testa, poi per Farisa dietro verso Nuno per Migueles, ancora Migueles, il tocco dentro, blocca Brusa, recupera Zucchetti, infine Tataranni, viene bloccato da Farisa. Ora Farisa fa il giretto di tutta la pista, poi verso Nuno, ancora Nuno, la porta di Verona, tutto indietro verso Migueles, poi Farisa cambia lato, ancora Farisa si accentra indietro per Migueles, Vercelli che deve stare attento perché è già vicino, è il nono fallo di squadra e stare attentissimo. Migueles per Nuno dietro la porta di Verona, ancora Nuno prova a girarsi per tirare, esce fuori una mozzarellina, quindi Mogliano in avanti per Brusa, il tocco verso Zucchetti, triangolazione Zucchetti, la conclusione bloccata da Nicoletti, ancora Zucchetti prova ad alzare e schiaccia, bloccato ancora da Nicoletti, quindi può ripartire con Nuno si allunga, ancora Nuno dietro la porta di Verona, attaccato da Mogliano, ancora Nuno per Farisa, Migueles, Farisa, ancora Farisa, dietro per Nuno, prova conclusione, allontana Verona, quindi Brusa, in avanti per Tataranni, si trova da solo, Tataranni, prova a chiedere palla a Mogliano, Tataranni lo ignora, ancora Tataranni, dietro la porta di Pertegato, per Mogliano,
Ancora Moiano, la conclusione, Murata. Moiano ancora, per Brusa. Pressing alto è Montebello, Zucchetti. Zucchetti, la conclusione, lato. Recupera Parisa, no hook per Nuno, troppo lungo, recupera Brusa. Ancora Brusa su Nuno di forza. Guarda per mandare su, verso Tataranni, lascia sfilare. Poi lotta con Farisa. 9 minuti e 37. Tataranni, il tocco dentro, non c'era nessuno purtroppo. Quindi Nicoletti si trova davanti Brusa, dietro per Nuno. Farisa carica la conclusione, bloccata da Moiano. Ancora Farisa, carica di nuovo la conclusione, ma questa volta è una finta. Farisa dietro la porta di Verona. Ancora il numero 6, tutto indietro per Nuno. Nuno carica la conclusione, pugnetto, pronto, di Verona. Poi che cacchio vede che ha fatto tutto da solo qua? Che cacchio vede che ha fatto tutto da solo? C'è il decimo fallo. Tiro 1 per il Montebello. Un'agonia, non finisce. Un'agonia. Tutto in Verona per mantenere questo momentaneo vantaggio. Tutto nelle mani di Verona. Tutto nei guantoni, nei schinieri, nel casco che più volte abbiamo visto questa sera allontanare i pericoli. Perché le decisioni vanno prese di testa. Tutto va preso di testa. Oh, guarda, una palla che potrei parare facile con il guantone. Testata! Finito il time out. Vedremo chi sarà l'incaricato. Neo rientrato Brendolin Verona. Lotta tra Veneti. Brendolin Verona. Parte il 33, la conclusione diretta, la rete di Brendolin! C'è la rete di Brendolin! Tutto da rifare per i Vercelli. Nel mentre si è conclusa Monza Correggio con 3-3, mentre Zarzana ha allungato con un 4-2 sul Grosseto. Brusa per Moiano carica la rete Moiano, e anche tiro, rete di Moiano, 5-4. Perché fare un'azione quando puoi far gol e basta, fa il culo, si fa gol. Parisa recupera Moiano all'angolino su Nicoletti. Moiano riparte, finta il tiro, Moiano carichissimo, viene bloccato Nicoletti verso Parisa, troppo lungo. Parisa Nuno bloccato da Brusa, ancora Nuno, palla in qualche modo, poi c'è la steccata in faccia a Moiano di Nicoletti. C'è la steccata in faccia a Moiano. E qua rosso, viene richiesto tanto intervento medico. Thank you.
vediamo già in piedi Moiano. Che brutto, che brutto, che brutto. Un delicatissimo, calmissimo Maniero dalla panchina esprime la sua. Seriamente, seriamente nessuna, seriamente nulla, seriamente, ma da. Siamo seri, siamo seri. Grazie. Ancora 8 minuti e 19 secondi. Zucchetti, Moiano. Mentre la curva esprime il proprio parere su Nicoletti. Lasciamo immaginare anche perché probabilmente intanto entra, quindi. Moiano, Moiano dentro per Tataragni, non riesce a agganciare, ricopre Nicoletti. Ancora Nicoletti dietro Verona, Nicoletti attaccato da Zucchetti, meglio Zucchetti, può ripartire Lengas con Zucchetti. In avanti per Moiano, la triangolazione bloccata da Farisa. Quindi Farisa, Farisa a conclusione, Verona due volte, Verona due volte c'è. Zucchetti, Zucchetti. Zucchetti, finta il tiro più volte, poi dietro il Sobrusa, intanto si conclusa per 4-2 Grosseto Sarzana con la vittoria di Sarzana. Moiano, Zucchetti, Tataragni. Posso anche spegnere il cellulare adesso, non mi sarei più vedere. Moiano prova a mettere dentro. Farisa, Farisa si trova davanti Brusa, ancora Farisa. Prova a caricare la testata, la cascata di Verona che allontana. Quindi Gherardello dietro verso Farisa per Nuno, attaccato da Brusa ancora Nuno prova ad andare via in velocità dietro Verona in avanti, cioè, scusate, indietro verso Farisa. Tiro bloccato da Tataragni, può ripartire verso Zucchetti, troppo lungo il passaggio del vice capitano. Recupera Zucchetti, davanti Nicoletti, ancora Zucchetti, indietro per Moiano. Giro palla veloce verso Brusa, davanti per Tataragni. Trova tocco dentro, troppo lungo per Brusa, che poi sbaglia anche l'aggancio, recupera Farisa. Nuno, Nuno si trova a Moiano, tira altissimo, Cesar Plates. Quindi Tataragni lotta, lotta duro, alla meglio Ghirardello in qualche modo che gli regala la palla sulla stecca, Farisa. Farisa ancora, prova non so cosa. Tataragni per Brusa. Zucchetti. Zucchetti. Per Moiano. Moiano, lontano, lontano, ancora in avanti con Tataragni. Dietro per Brusa. Prova il tocco dentro, non riesce a arrivare fino a Tataragni, recupera Farisa che riparte. Riparte Montebello con Farisa, Farisa, Farisa si accentra, lascia per Nuno, Nuno, Nuno si trova davanti alla rete di Nuno! E c'è il 5-5. Al ventesimo. Non finisce più, non finisce più. Thank you.
E viene ancora richiesta la pulizia della pista. Ecco cosa mancava. Che bello. Guardate che la carta ha un costo, eh. Fine partita, c'è la parcella. Tutto sul conto di Pertegato. Si può riprendere Tatarani per Brusa, Zucchetti, Mogliano per Tatarani che non controlla, recupera Parisa. Parisa per Michelez, dentro per Parisa. Parisa, Verona c'è, Verona c'è, Verona è vivo. Mogliano, Mogliano viene bloccato male. Viene bloccato male! Tutto regolare, tutto regolare! Tutto regolare, ma sì! E vabbè, vabbè! Ma che cosa è sta roba? Ma che cosa è? Dai, per favore! Vi prego, dai! Non si può commentare uno schifo del genere! Non si può, non si può! Non si può uno schifo del genere, scusatemi, ma non si può! Mogliano, per Brusa! Brusa il palo, porco cane! E viene, finalmente! E che cavolo, finalmente ne vedi uno! Ne vedi uno! Ne vedi uno! E dai! Mi fanno notare che non sono proprio politically correct questa sera. Ma mi sa che forse è meglio così per questa partita, eh? Tataranni. Tataranni. La rete! La rete di Tataranni! Sì! 6-5! Al 21esimo! Voglio una raccolta fondi per delle corde vocali, poi dopo, eh? Grazie. Parisa. Parisa su Mogliano, ancora di Mogliano, recupera Mogliano, recupera Mogliano, recupera Mogliano! Va via su Michelez, va via su Michelez e Mogliano! Viene allontanata. Cosa ha visto? Cosa ha visto stavolta? Cosa ha visto stavolta? Thank you.
5. Equilibrato il risultato dell'andata. Equilibrato il risultato dell'andata. Vedremo come andrà. Vedremo come andrà. Quindi Nicoletti per riprendere. Migueles. Nuno. Migueles. Migueles prova in velocità dietro la porta di Verona, ancora Migueles, dietro verso Nuno. Nuno, Nuno, Nuno. La conclusione a lato. Deve recuperare Nicoletti. Dopo che sembrava più una palla da biliardo facendo tutte le sponde. Nicoletti, ma sono i 10 secondi finiti. Va bene, ci scordiamo di contare anche. Nuno dentro per Nicoletti. Tataranni si immola per la causa. Moiano per Zucchetti, non si intendono i due. C'è Tataranni che recupera dietro per Brusa. Moiano, la conclusione, la parata di Pertegato. E un altro pattino così. E un altro pattino così. Nuno, tutto in avanti, verso Migueles. Controllato da Brusa. Nuno, conclusione. Recuperata da Tataranni. Ancora Tataranni che lotta. Riesce ad andare via bene, il vice capitano. Per Moiano. Moiano. Moiano carica la conclusione, alta, si blocca, 2 minuti e 39 secondi di sofferenza ancora, 2 minuti e 39 secondi di sofferenza. Nicoletti per Migueles, tutto in avanti verso Nuno, controllato da Brusa che attacca. Tocco in avanti verso Ghirardello da solo. Poi Nuno. Nuno. Sarà avanti Zucchetti. Zucchetti può ripartire. Lenga solo contro uno. In avanti per... Troppo forte. Per troppo forte. Recupera Tataranni. Recupera Tataranni. Viene bloccato. Ghirardello. Per Migueles. Dietro verso Farisa. Ancora Farisa. Farisa, la conclusione. Bloccata da Tataranni. Ancora Farisa, ma riesce a mantenere possesso in mezzo all'inferno. Ancora Farisa, mantenere il suo possesso, palla prolungato, Ghirardello, Nicoletti. Farisa per Ghirardello. 3 secondi, Ghirardello prova, allontana Verona, ma si riazzera così il timer. Nicoletti, pallina che vola via, recuperata da Brusa. Quindi Brusa attaccato, bloccato da Ghirardello. Voleva il vantaggio Brusa, voleva il vantaggio. Vogliano per Zucchetti. Guarda in avanti per Tataranni. Tataranni attaccato da Farisa, ancora Tataranni, un minuto da giocare. Dietro verso Brusa. Moiano per Brusa. Per Tataranni. Ancora Tataranni per Brusa. Attaccato a Nicoletti ancora. Brusa viene steso. E c'è il fallo. E c'è il fallo. Quarantotto secondi. Moiano, Brusa, 10 secondi per andare al tiro. Tataranni per Zucchetti. Zucchetti, il tiro. E c'è il casco di Pertegato. Ultima azione possibile. Migueles a lato, recupera Verona, allontana per Brusa. Ultima azione, 30 secondi. Brusa,
per Zucchetti, il tiro bloccato, Michelez, non è finita, ancora Michelez, dietro per Nicoletti. Nicoletti, Farizza, 15 secondi, Zucchetti allontana, Tataranni, 10 secondi, Tataranni brucia, alza, 5 secondi, supplementari, si è pareggiato, quindi supplementari, no? Vi prego, aiuto, vi lascio un attimo di pausa, vi prego. Rieccoci dopo una piccola pausa tecnica di sostituzioni batterie varie, ripresa a fiato e una piccolo... Com'è che si dice quando ti fanno ripartire il cuore? Vabbè, mi hanno utilizzato contro il riparticuore perché ne avevo bisogno. Mattia, ti vedo in regia che ridi, è inutile che fai finta di niente. Ci siamo, stanno facendo il cambio campo per il primo supplementare. Non finisce più. Non finisce assolutamente più. Ancora 10 secondini e poi si può ripartire. Nel mentre comunque, cosa sempre interessante, ci sono ancora pulizie nell'area. Ma quell'area me l'ha detta, potremmo dire. Ma riusciamo a finire entro domani? Che ore sono adesso? Ah vabbè, ok, sono ancora le 22.40. Ho paura peggio, pensavo fossimo già vicini a mezzanotte tra una balla e un'altra. Sarà la stanchezza tra tutti, me per primo, anzi forse sto parlando più per me che per gli altri. Però ragazzi, se dopo tutta la fatica di stasera non continuiamo, io vengo e tiro coppini a uno a uno a tutti, finché non diventate gobbi. Perché dopo quello che vi state facendo fare stasera, dobbiamo continuare. Sergi testimone, ho visto che ha fatto un segno di sì con la testa dalla panchina, quindi Sergi testimone. Di borotalco poroso antiscivolo per asciugare bene.
e perché così gli schinieri sono profumati. Porotalco Verona, nuovo sponsor tecnico OK Vercelli. Cinque minuti del primo extra time. Pronti a cominciare? Pronti a cominciare? Nicoletti. In avanti per Migueles. Ancora Migueles per Nuno. Migueles. Tocco dentro con Verona che si lancia scenicamente, perché ormai importa anche quello nell'hockey. Nicoletti, la conclusione, recuperata Talani, in avanti per Mogliano, vicinissimo con questi rimpallini pericolosissimi. Quindi Brusa la tira, Tataranni, lotta, Tataranni, poi perde, ma c'è Brusa va a recuperare, San Brusa qua, in avanti per Zucchetti, per Tataranni prova un alza e schiaccia, sviergolato verso l'alto, quindi Migueles attaccato da Mogliano, regala palla a Zucchetti, carica la conclusione, bloccata da Nicoletti, Tataranni, per davanti, recupera Farizza indietro per Nuno, con un, non ho capito cosa ha preso, ma era pericoloso, Nuno, Farizza. Aveva visto una lanterna cinese che gli dava fastidio qua Farizza. Zucchetti dietro la porta di Pertegato, dietro per Brusa, avanti per Mogliano che perde, e Tataranni non era pronto. Tataranni stanco, poi Zucchetti trova forze ovunque, mette in difficoltà tutti, in avanti verso Nicoletti. Migueles, bloccato Nicoletti, rischio! Tataranni allontana. Ma per poco, ancora Tataranni, Mogliano carico di energia in qualche modo. Forza di volontà di questo ragazzo. Dietro per Brusa. 2 minuti e 50. Brusa, conclusione, bloccata la Farizza prima che potesse intercettare Tataranni. Ancora Brusa riesce a servire Tataranni, ma rimbalza difficile, quindi recupera Migueles. Dietro per Nuno, carica il tiro, bloccato da Brusa. Brusa. Dietro per Mogliano. Pronto a rientrare Maniero. Davanti per Tataranni. Mogliano. Tataranni, 2 minuti e 20. Ancora Mogliano, attaccato da Nuno, perde palla, recupera Nuno, ancora Mogliano libero. Nuno può ripartire. Ancora Nuno, Verona allontana. Quindi Brusa. Per Tataranni. Tataranni prova lo scambio con Mogliano, recupera Nicoletti. Nuno. Nicoletti, davanti a Verona, arriva Brusa. San Brusino. Mogliano, la parata. Poi Farizza. Nicoletti. Nuno. La conclusione bloccata da Zucchetti. Farizza. Nicoletti. Ancora Farizza. Ancora il capitano del Montebello. Per Nuno. Un minuto da giocare. Ancora un minutino. Tocco verso Farizza. Poi la parata di Verona. Nicoletti ci prova. Ma intanto c'è un fallo. Può ripartire. Tataranni, Zucchetti. Ancora Zucchetti, poi Mogliano blurato,
C'è il 3 contro 2, c'è il 3 contro 2, pericolo, pericolo, Nicoletti, Nicoletti carica la conclusione, Verona c'è, Moiano, 38 secondi, Brusa, Brusa per Zucchetti, Zucchetti, cos'è, 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 come no, come no. Palla 2, 30 secondi, palla 2. A meglio Nicoletti su Taranni. Nicoletti, Nicoletti, tutto in avanti verso Nuno che non riesce a agganciare. Ancora Nuno in possesso sfera, prova a cercare compagni di squadra dentro. Nuno, Nuno, 8 secondi, 7, perde palla, finisce qua, 3, 2, 1, fine, 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 primo tempo supplementare, ci si avvicina al secondo, ci si avvia al secondo tempo supplementare, 6 a 5. Grazie Elena, defibrillatore, non mi veniva, defibrillatore, ce ne ho bisogno, grazie Elena. Altro bel trenino dei Nanetti che fanno cambio campo e poi ancora 5 minuti. Qua l'acqua è finita da mo', la birra è finita prima dell'inizio della partita, io non c'ho più un filo di voce e la gola è tutta secca. Buono. Mentre è ritornato il momento il Capitan Maniero, Capitan Maniero, conosciuto anche come Tarz Maniero, il Tarz Maniero delle risaie. Quasi, ancora una quarantina di secondi prima di riprendere. Si riprende con Brusa Maniero, Brusa, Brusa, quindi l'uno per Farisa, Nicoletti, Farisa, Farisa è bloccato da Moiano, può ripartire Lengas con Moiano per Brusa, Maniero, Maniero esterno rete. Palla 2, era meglio Moiano per Zucchetti, ma recupera alla fine Miguelez. Miguelez bloccato da Maniero, poi allontana male Verona, quindi Nuno. Nuno. Nicoletti. Nicoletti dietro la porta di Verona, ancora Nicoletti.
Avanti per Fariza. Tutto dietro per Nuno. Nuno. La conclusione con sottoporta Migueles a spiazzare. Quindi Moiano. Moiano per Brusa. Maniero. Moiano. Ancora Moiano. Va al giro, ma va lungo, recupera Nicoletti. Nicoletti a conclusione della parata di casco. Maniero. Per Brusa. Zucchetti. Moiano. Si carica, si carica. Si carica l'azione per Brusa. Con la conclusione con Maniero sotto porta per Videre. Recupera Nuno, Nuno, Nuno in avanti. C'è il fallo. Moiano su Nuno. Tre minuti. Nicoletti per questo tocco. Ancora fermo, gioco fermo. Ancora gioco fermo. Ancora gioco fermo. Cosa sta succedendo? Tanto rientra Tattaragni al posto di Maniero, ma cosa sta succedendo lì? Sembrerebbe che ci sia un problema sui falli di squadra del Vercelli. Può riprendere Nicoletti per Fariza. Fariza verso Migueles per Nuno. Migueles, 2 minuti e 58. Ancora Migueles sull'arbitro. Con la conclusione bloccata da Verona. Ancora Migueles in possesso sfera. Attaccato da Moiano. Recupera Moiano. Proprio il numero 6 a ripartire. Per Zucchetti. Moiano. Brusa, la conclusione appena alta, sfiora la porta. Quindi Tataranni per Moiano. Brusa, Tataranni, Moiano, carica la rete, c'è il palo. Zucchetti per Moiano, ennesimo palo vercellese. Uno blocca un attimo la ripartenza del numero 6. Lotta tra i due, meglio Nuno, ancora Nuno in possesso sfera. Carica la conclusione, finisce alta. Recupera Brusa. Zucchetti, ancora 2 minuti. Moiano. Moiano, la rete! La rete di Moiano! 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 Sì, c'è Moiano! Al terzo! De
il secondo recupero. Maiano! 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 Maiano, sì! Maiano, sì! Maiano, sì! E Maiano c'è! Maiano! Non basta Santino! Non basta Santino per Maiano stasera! Non basta Santino per Maiano stasera! Papa! Subito Papa, fumata bianca! Nicoletti, la conclusione su Verona. Parisa dietro Verona. Parisa dietro Verona. Ancora Parisa, Verona allontana. Allontana due volte Verona. Tataranni lotta contro Nicoletti. Arriva Migueletz che allontana, recupera Moiano. 1 minuto 27. Moiano, il taglio pericoloso verso Tataranni. Ah, meglio Tataranni che prova a partire via. E c'è il fallo. E c'è il fallo. E c'è il fallo. Moiano sulla sfera, Moiano sulla sfera. Zucchetti, Brusa. Brusa bloccato da Parisa. Brusa bloccato da Parisa. Zucchetti. Per Tataranni. Mentre è una bolgia. Un minuto. Moiano lancia su e viene recuperata da Tataranni, che prova verso Zucchetti, però era in ritardo. Ancora in attacco. Recupera Nicoletti. Mentre prova il tutto per tutto. 5 giocatori in movimento. A 40 secondi dalla fine. Entra Brendolin, che prova la conclusione. Nuno, Nicoletti, ancora, Verona c'è. Migueletz, Nuno, Nicoletti, Nuno. Ancora Nuno, in mezzo, Verona allontana. Migueletz, Verona allontana. Ancora Nuno, recupera Zucchetti. Zucchetti, per Moiano non ci arriva di pochissimo. Ma ancora lì. Sbaglia Moiano, prendo lì. La manca. Nuno, 7 secondi. Nuno, Brusa blocca. Nicoletti, 2. Viene chiamato un fallo, 2 secondi. Viene chiamato un fallo, 2 secondi. Parata e finisce qua. I Vercelli passa. Ok, Engels, Vercelli passa! Eh sì, passa l'Hockey, okay, Vercelli, 7-5, passa, Moiano, ci pensa Moiano, che serata. Godetevi sta festa ragazzi, godetevela tutta! Quanto siete belli! Che bello! Che roba bella! E adesso cerco di compormi un attimo per portarvi l'intervista a caldo, fine partita. Ma godetevi tutte queste immagini. Mentre scendo.
Ed eccoci a fine partita dopo un estenuante festeggiamento con Giorgio Maniero, festeggiatissimo anche dai bambini. Allora, che bello, che bello. Sì, che bello. È stato... mamma mia che fatica. È stato bello. Ci siamo fatti un mazzo, così si può dire. Sì, sì, sì. Ho detto siamo fatti un mazzo così tutto l'anno. Questo è il coronamento di tutti i sacrifici che abbiamo fatto durante tutto l'anno. E secondo me ce lo siamo meritato. Ce lo siamo meritato. Assolutamente, meritatissimo, si è visto oggi proprio il cuore in campo ed è una cosa bella da vedere. Ma noi ci abbiamo messo il cuore tutto l'anno, diciamola così, e io sono contento per tutti, per i compagni, mi hanno fatto un regalo enorme che è stato farmi fare il capitano oggi e ringrazio veramente tutti, il mister, la squadra, tutti per questa opportunità. E niente, adesso andiamo in playoff. Adesso andiamo avanti, dai, ti lascio andare a festeggiare che sono tutti lì sotto la curva. Grazie. Ciao. Ed eccoci infine con Sergi. Allora Sergi, cosa ci dici di questa partita? C'è di tutto e di più da dire, ma dobbiamo riassumere un po'. La prima cosa che devo dire è che sono contentissimo per tutti i tifosi che hanno venuto oggi al Palagetto a guardare questa partita, anche per la società, perché abbiamo lavorato tutto tanti, soprattutto la società per noi. E della partita, cosa vuoi? Abbiamo giocato una partita durissima contro un Montevelo che come all'andata è durissimo, con giocatori di esperienza, ma credo che noi, soprattutto dopo di alzare il 0-3, che quello è stato un punto, diciamo, duro per noi, indietro del tabellone con 0-3, lo abbiamo alzato, abbiamo fatto il pareggio e dopo credo che la squadra a ogni minuto che andava avanti cresceva. Sono contentissimo del lavoro dei ragazzi, perché come hai visto questa stagione, come oggi, non muoiono mai, vanno sempre fino alla fine. Così è come mi piace a me lavorare e questo è quello che ha fatto entrare in testa questo giocatore e sono contentissimo. A livello di gioco, Montevelo è una squadra che non ti lascia giocare, diciamo, il tuo gioco, ma credo che al generale abbiamo fatto una molto buona partita, soprattutto a livello di testa, per controllare quello brutto, perché andare sempre indietro o avanti dopo pareggiare, alla fine dobbiamo recuperare un gol. E questo sempre fa male un po' la testa. Allora, grazie mille Sergi, ma stasera la facciamo qualcosa di speciale a Mogliano dopo la partitona che ha fatto? Sì, ma Mogliano è un giocatore che soprattutto il primo gironde ha fatto un primo gironde spettacolare, dopo è stato un po' più irregolare, fa praticamente 3-4 settimane che ha messo la testa a posto e sta facendo una parte finale di campionato spettacolare oggi, come qualcun altra partita che ha fatto bene. Lui fa il suo lavoro, credo che è un giocatore che ha diciamo un margine di miglioramento grandissimo. Se la testa lo accompagna è un giocatore a guardare. Sono contento per tutti, perché alla fine Brusa per esempio oggi ha fatto ha messo in pista una strepitosa forma fisica con un giocatore che è stato praticamente 2 mesi all'inizio del campionato fermo. Maniero, che oggi era il capitano per farle un po' quello che merita. È stato all'altezza, io credo che dobbiamo ringraziare tutti i ragazzi perché hanno stato tutti strepitosi. Allora, grazie mille e adesso testa bassa ai playoff. Sempre, sempre, perché non abbiamo fatto niente, abbiamo passato la preliminare che sicuramente, ti dico la verità, non mi piace neanche giocarla perché non la capisco, ma siamo già in playoff definitivo per il Scudetto, andiamo a cercare il Trissino e farle male, sicuro. Dai, buona fortuna, ci vediamo poi. Grazie a voi. Ciao.